Il videoclip è colorato, vivace, ambientato in un parco d'attrazioni, che nell'immaginario collettivo è sinonimo di spensieratezza e divertimento. Ma quella vivacità non sembra essere nient'altro che una facciata, un filtro creato ad hoc per occultare la verità. Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata delle pillole di Inspiegabile. È da moltissimo tempo che non tratto un tema che ha a che fare con il mondo della musica. Da quando ho iniziato a pubblicare video sul canale, sono state diverse le richieste di tornare sull'argomento. Fino a qualche settimana fa ero ancora corto di un tema che valesse la pena investigare, fino a quando non mi è stato suggerito di dare un'occhiata ad un videoclip di qualche anno fa, quello di Chained to the Rhythm, uno dei grandi successi di Katy Perry, lanciato nel febbraio del 2017. Diciamoci la verità, Katy Perry e i suoi video sono sempre stati al centro di teorie della cospirazione di tutti i tipi. Se ne è parlato come di una cantante strettamente legata agli Illuminati, al nuovo ordine mondiale, vittima del controllo mentale esercitato dal programma MK Ultra e chi più ne ha più ne metta. Ma non temete, oggi non vi parlerò di cospirazioni, ma di un video di Katy Perry il cui significato è decisamente più profondo rispetto a quello che potremmo cogliere con uno sguardo superficiale. Tra l'altro è proprio la possibilità di prendere visione del video in modo superficiale a renderlo ancora più interessante e sotto certi punti di vista decisamente inquietante. Ecco quindi gli oscuri messaggi di Katy Perry nel video Chained to the Rhythm. Iniziamo con una premessa. Si sa che Katy Perry non si è mai tirata indietro quando si è trattato di esprimere le sue idee politiche. Durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, il suo supporto alla candidata Hillary Clinton era ben noto. Questo è il motivo per cui il videoclip Chained to the Rhythm è stato considerato per lo più una critica al governo di Donald Trump durante la sua presidenza. Questo è vero, ma solo in parte, perché i messaggi occulti nel videoclip che andremo ad analizzare vanno ben oltre la critica a Trump. Parlano di un lato oscuro della nostra società che abbiamo la tendenza ad ignorare. Il videoclip è colorato, vivace, ambientato in un parco d'attrazioni, che nell'immaginario collettivo è sinonimo di spensieratezza e divertimento. Ma quella vivacità non sembra essere nient'altro che una facciata, un filtro creato ad hoc per occultare la verità. Per ovvie ragioni di copyright non potrò farvi vedere il video in questa sede. Ad ogni modo, i momenti salienti dello stesso li ritrarrò in un fermo immagine e vi indicherò, in alto sulla sinistra, in minuti e secondi, il punto del videoclip dove potete trovarli. Se alla fine volete prendere visione del videoclip per intero, e ve lo consiglio caldamente, vi lascio un link qui sotto nell'info box dove potrete farlo. Detto questo, possiamo iniziare. Oblivia. Il parco di divertimenti dove Katy entra nella prima scena del video si chiama Oblivia, un nome che sembra fare allusione al fiume Lete, letteralmente Oblio, della mitologia greca. Secondo il mito, la gente beveva la sua acqua prima di reincarnarsi, in modo da scordare le proprie vite passate. A livello simbolico, questo nome fa riferimento ad una società nella quale le persone al potere ci distraggono con attrazioni e divertimenti, che fanno ignorare la realtà delle cose. Il nome Oblivia diventa così preludio di ciò che troveremo all'interno del parco d'attrazioni. Un mondo colorato, divertente, apparentemente spensierato, che nasconde un'oscura verità. È solo guardando oltre l'apparenza che è possibile rendersi conto di quante cose sbagliate risiedano alla base della società. Tuttavia la nostra tendenza a non vedere più in là del nostro naso ci porta a dimenticare le lezioni del passato e a vedere una realtà distorta, un fatto che è rafforzato anche dal testo della canzone. Vivendo la nostra vita attraverso una lente, viviamo in una bolla così confortevole che non possiamo vedere il problema. Balliamo verso la distorsione. La migliore attrazione dell'universo. Arrivati all'interno del parco, la prima cosa che Katy si trova di fronte è un grande cartello che recita The Greatest Ride in the Universe, la migliore attrazione dell'universo. Qui si fa riferimento al condizionamento dei media e della pubblicità, il cui scopo è quello di mostrarci sempre la miglior versione del nostro mondo e che il più delle volte non ci permette di percepirlo nel modo corretto. La migliore attrazione dell'universo è un messaggio pubblicitario, portato al limite, esagerato. E quanto più esagerato sia il messaggio, più grande sembra essere il lato oscuro che deve occultare. Le reti sociali.
Il gruppo di persone che viene inquadrato subito dopo, che balla al ritmo della musica, sostenendo un tablet e facendosi selfie all'unisono, è una chiara allusione al modo in cui le reti sociali, oggigiorno, ci isolano dal mondo, ci immergono in una realtà banale e distorta, oltre a farci uniformare alla massa. È questo mondo distorto che ci rende egocentrici, egoisti e completamente distaccati da quello che succede attorno a noi. Ma i social sembrano essere altresì un mezzo per controllarci, per farci rimanere in quel limbo in cui, senza renderci conto, rimaniamo alla mercé delle decisioni di chi detiene il potere. Una distrazione che ci rende facilmente manipolabili e passivi di fronte alle circostanze. Il sogno americano. Ed è qui che inizia la feroce critica al governo statunitense di allora, quello di Donald Trump. Il titolo della trazione non lascia adito a dubbi. La caduta del sogno americano. Il sogno americano è un concetto che affonda le sue radici in tempi immemorabili. Eppure, quando la telecamera ci mostra in cosa consiste davvero, quello che vediamo è una piccola casetta, nella quale entra una coppia di sposini novelli. Il tutto si riduce a un ideale antico, nel quale gli individui possono sentirsi realizzati solo all'interno di un matrimonio, ovviamente convenzionale. Una visione che, soprattutto negli anni 50, rappresentava davvero il sogno americano, ma che ai nostri tempi risulta anacronistico e legato ad un concetto patriarcale della società. Poi l'attrazione si mette in marcia. Le casette vengono portate in alto e fatte cadere nel vuoto. Il simbolo di un collasso, il preludio di una crisi che a quanto sembra sarebbe stata inevitabile sotto il governo di quei tempi. La rosa. Ad un certo punto del video, Katie si avvicina delle rose. La sua attenzione viene catturata da una di esse in particolare, il cui stelo è dorato. Cerca di coglierla, ma si punge il dito e se ne allontana. La rosa d'oro rappresenta di nuovo una visione del sistema, meravigliosa, di gran valore, che in realtà non fa altro che ferirci. È un miraggio che solo quando lo si tocca con mano si rivela pericoloso e dannoso. 1984 e 1983. Ci sono due date che appaiono nel videoclip che è facile farsi sfuggire, ma che racchiudono un gran significato. La prima è 1984. 1984 è il titolo dell'opera più popolare di Orwell, un romanzo distopico pubblicato nel 1949. Nell'ambientazione del romanzo, in un futuro indefinito, il nostro pianeta è suddiviso in tre stati totalitari, perennemente in guerra tra loro, al fine di controllare le masse. 1984 è ambientato a Londra, capitale dell'Oceania, uno dei tre stati appena menzionati. Londra è governata dal socialismo inglese, una moderna dittatura che conosce tutto e che ha a capo il famoso Grande Fratello. Il Grande Fratello, che nessuno ha mai visto di persona, monitora la vita di tutti gli abitanti di Oceania attraverso telecamere presenti in ogni luogo, anche dentro le case. Inoltre il Grande Fratello esercita il controllo servendosi della psicopolizia, in grado di leggere nel pensiero della gente ed imporre come verità l'assurdo. Ovviamente la critica viene fatta qui a una società dove i potenti sono in grado di controllare le masse, di manipolarci e di tenerci costantemente sotto controllo. E questa idea viene rafforzata nel videoclip dall'immagine di una lunga coda di persone che avanzano in una sorta di strana marcia come se si trattasse di automi. Nell'inquadratura successiva, al lato della coda di persone, appare questa volta il 1983, che è l'anno di nascita di Katy Perry. Il messaggio qui è chiaro. Il controllo di questo grande fratello contemporaneo inizia nel momento stesso in cui mettiamo piede sulla Terra. Ha inizio il giorno della nostra nascita e ci accompagna fino alla fine dei nostri giorni. La montagna russa. La prima cosa che notiamo della montagna russa è che i suoi sedili sono suddivisi per genere, uomo e donna. In testa al primo vagone possiamo leggere Love Me, amami. La critica implicita viene fatta in questo caso nei confronti dell'eteronormatività, cioè la convinzione che l'eterosessualità sia l'unico orientamento sessuale accettabile e plausibile e che le relazioni sessuali, affettive e coniugali siano appropriate solo tra persone di sesso opposto. Un concetto che ovviamente nasconde una profonda omofobia e intolleranza verso qualsiasi altra tipologia di nucleo familiare. Ma non solo.
Una volta terminata la corsa, Katie e il compagno, seduto al suo fianco, viene assegnato un numero. A lei un 17 e a lui 9478. In fondo a destra leggiamo «Stazione di validazione». Se interpretiamo quel numero come una valutazione, salta subito agli occhi che al personaggio maschile viene assegnato un voto esageratamente più alto che al personaggio femminile. Entrambi hanno partecipato alla stessa corsa, hanno fatto la stessa identica cosa, ma l'uomo viene valutato in un modo decisamente più alto. Ovviamente la critica che emerge in questo caso è quella al patriarcato, un sistema sociale dove sono gli uomini a detenere il potere, a godere di privilegi e a essere considerati, in generale, individui di maggior valore rispetto alla popolazione femminile. Al di là del muro. Se la critica all'allora presidente degli Stati Uniti, Trump, e al suo governo è stata fino a questo momento molto sottile nel videoclip, una delle attrazioni del parco la rende palese. Il nome della giostra è No Place Like Home. Nessun posto è come casa. Si tratta di una strana giostra in cui i passeggeri salgono su sedie volanti sostenute da un gigantesco braccio meccanico, che le lancia in aria e le fa atterrare al di là di un muro, oltre i confini del parco. Qui è la dura politica sull'immigrazione di Trump e la costruzione del famoso muro al confine con il Messico ad essere criticata aspramente. Le persone che vengono espulse dal luogo sono gettate violentemente al di là dei confini del paese e al di fuori della società, che continua a godersi spensierata le attrazioni offerte. Nel videoclip, coloro che osservano questo lancio al di fuori dei confini del parco lo fanno senza scomporsi più di tanto. Un ulteriore simbolo di quanto il resto della società non comprenda la gravità di questa politica d'esclusione, che l'accetta senza porsi troppe domande. La stazione di servizio. Anche qui è il nome della stazione di servizio a darci un primo indizio della sua simbologia. Inferno H2O. H2O è la formula chimica dell'acqua. L'acqua è l'elemento fondamentale per la creazione della vita e per la sopravvivenza delle specie, sia animali che vegetali. Se l'acqua è vita, associarla alla parola inferno non può che suggerirci una cosa, che la vita è sotto molti aspetti un inferno per l'appunto. Ma in questa scena del videoclip viene evidenziato un altro simbolo importante. La bevanda che i personaggi sorseggiano è una sorta di acqua ardente, che viene servita attraverso una pompa di benzina. Come non associarla al combustibile e al petrolio? Bene che hanno alimentato e alimentano tuttora gran parte dell'economia statunitense e per i quali sono state dichiarate e combattute diverse guerre. Nell'idea del petrolio risiede quella dell'interesse economico, che non guarda in faccia nessuno. Se a questa ci aggiungiamo altri simboli presenti in diverse parti del video, quali lo zucchero filato a forma di fungo nucleare o un'attrazione dove sono visibili delle bombe che vengono lanciate in aria, il riferimento ai conflitti bellici risulta ancora più evidente. Il risveglio. La sezione del videoclip, in cui appare il cantante Skip Marley, ritrae la platea di un cinema in 3D, in cui il pubblico assiste a una proiezione indossando i tipici occhiali. L'immagine di Skip è visibile sullo schermo, ma quando Katie si toglie gli occhiali, il cantante lo oltrepassa, emergendo dalla televisione e mostrandosi come una persona reale. Questo è il punto di inflessione, il momento in cui la nostra protagonista si libera dei filtri che non permettono di vedere la vera natura della società che la circonda e dove prende coscienza di quanto di sbagliato ci sia nel parco d'attrazioni dove ha passato la giornata. È un vero e proprio risveglio della coscienza che in pochi sono capaci di sperimentare. Infatti il resto del pubblico, seduto al suo fianco, continua a ballare e sembra non accorgersi di nulla. La ruota per i criceti. Questo è forse uno degli elementi più significativi del videoclip. Ci sono diverse teorie al riguardo, alcune più evidenti, altre più sottili. Partiamo da quelle inequivocabili. Sulla ruota vediamo cimentarsi in un primo momento una persona bianca, che sembra dominarla senza troppe difficoltà. Quando però salire sulla ruota sono una persona di colore e una ragazza asiatica, i due si trovano in difficoltà e cadono in malo modo, finendo fuori dalla ruota. Il messaggio ha a che vedere ovviamente con l'ingiustizia alla base di una società dove si privilegia la razza bianca e dove immigrati o persone di colore devono ancora lottare contro la discriminazione. Anche qui c'è un chiaro riferimento alla politica sull'immigrazione adottata da Trump durante la sua presidenza. Ma c'è un altro possibile significato,
che ci viene suggerito dalla scena finale del videoclip, in cui è la stessa Katy Perry a salire sulla ruota. Dopo averci corso all'interno per un certo tempo, si ferma come in segno di protesta. Se la ruota la interpretiamo come il mezzo che fornisce energia al parco, quindi a quella società che in tutto il videoclip ci viene mostrata come sbagliata, il fatto che siano proprio coloro che la compongono a farla funzionare ci rende in qualche modo responsabili del nostro destino. La scelta giusta è quella di smettere di alimentarla, di fermare la ruota. Come dicevo in apertura, il videoclip di Chain to the Rhythm può essere visto in modo superficiale. È facile non prestarvi la dovuta attenzione se ci si perde osservando la vivacità dei colori, le persone che ballano e le caratteristiche di questo parco fantasioso e distopico, dove sono presenti attrazioni impossibili che sfidano le leggi della fisica, ma che appaiono allo stesso tempo estremamente divertenti. Il videoclip in sé è un po' la riprova di quello che suggerisce. Le distrazioni con cui veniamo bombardati ogni giorno non fanno altro che renderci ciechi, annebbiano il nostro giudizio e ci rendono estremamente manipolabili. Detto questo, la parola passa a voi. Cosa ne pensate di questa critica feroce fatta da Katy Perry nel video? Siete d'accordo sulla visione che emerge qui della nostra società? Avete individuato qualche altro significato occulto nel videoclip? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.